Da dove arrivi? Ciao, scusami, da dove arrivi? Da Londra. Da Londra? Da Londra. Com'è stato stare così lontano? Okay. Pesante. Sono contenta di essere tornata. Stai tranquilla adesso che ti fanno il tampone, che... Cosa? No, non mi puoi abbracciare. È l'emozione di tutte le mamme. Vabbè. Com'è stato rivederla finalmente? Ci sta. È una bella emozione, signora, sì, non è un'emozione... Sì. Quindi è bellissima. Troppo bello. Dopo tutto questo tempo. Sì, sì. Da quanto tempo diceva? No, da Natale. Da Natale, quindi tanto tempo. Sì, sì. Però è qui. Ok, adesso ho fatto il tampone, poi ne si... No, io non l'ho fatto. Non penso, no, non penso mi sia successo niente in treno, ho rispettato tutte le norme, mascherina, guanti. Quindi si è rifiutata di fare il tampone? Sì. Quindi si può rifiutare di fare, sì, il tampone? Non è obbligatorio? Sì, è obbligatorio, non è obbligatorio, perlomeno a me hanno detto così, quindi non l'ho fatto. Mi sento in salute, mi sento forte e non l'ho ritenuto necessario. No, farò i miei 15 giorni di quarantena in una casa a parte con il mio cane, ma sono stata per 2 mesi a casa senza muovermi, rispettando le norme, con tutto che ho un cagnolino e potevo uscire quante volte volevo. Io l'ho vissuto un po' con ansia perché, insomma, innanzitutto mi ero abituata a stare a casa, quindi adesso già uscire già è un po' ansiogeno. Però sono felice di vedere che tutte le distanze di sicurezza sono state rispettate, anche a Napoli, nella stazione. Nel treno come viaggiavate? Come eravate disposti? A distanza, cioè io ero seduta al finestrino e l'altro passeggero era dall'altra parte. Fatto il tampone, sono felice di averlo fatto perché mi sento più tranquilla. Cioè, qualora sarà negativo, sarò felice di poter riabbracciare veramente la mia famiglia, visto che adesso mi verranno a prendere con 2 macchine, insomma, e quindi sarò comunque isolata. Da Milano, vedeva l'ora di rientrare? Abbastanza, però abbiamo resistito. Perché ha resistito e non è partita prima? Per il bene di tutti, mi sembra davvero il minimo. Ci siamo anche sottoposti al tampone e speriamo che tutto vada bene. La mamma è felice? Sì, tanto. Tra l'altro non la vedevamo da Natale e quindi aspettavamo già per Pasqua di poterci riabbracciare, invece purtroppo è andata così. Ma non fa niente, va bene lo stesso, speriamo che vada tutto bene e che possano rientrare tutti, perché per noi è stato un dramma averla lontano, poi Milano che era veramente nell'occhio del ciclone e quindi siamo stati molto molto preoccupati. Sapere che c'è ancora gente che non può tornare perché non è residente e magari non è residente per motivi di lavoro, che tra l'altro ha perso anche, mi sembra una cattiveria. Cioè mettere i calabresi contro i calabresi non va bene. Cioè bisogna darsi una mano, soprattutto quando si sta male, quando ci sono veramente periodi duri, brutti per tutti. Quindi aiutiamoci, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Finalmente con la sua figlia. Veramente, è arrivata, alla fine è arrivata anche lei, contentissima. Come, sei contenta? Sì, sicuramente sì, sono arrivata direttamente da Londra, è stata una spacchinata. Rispetto a Londra invece come le viste le misure di sicurezza qui in Italia? No, sicuramente in Italia sono molto più restrittivi, sono molto più tutto molto più contenuto, mi sento molto più sicura in Italia rispetto all'Inghilterra, molto più sicura qui. Controllo della temperatura, poi abbiamo fatto il tampone qui all'arrivo all'aeroporto di Venezia. Adesso penso solo ad andare a casa a riposarmi, nient'altro.